Ed ora buon divertimento con Indovina la Grillo, gioco telefonico a premi condotto da Pretty Toy. Ciao a tutti, ciao dalla vostra Pretty Toy, bentornati. Come avete passato la settimana? Spero bene e soprattutto in attesa del nostro appuntamento. Vi ricordo che la nostra trasmissione è sponsorizzata dalle uova Campbell. Le uova Campbell giungono fresche tutti i giorni dall'America con voli charter organizzati apposta. Le uova Campbell sono prodotte da galline selezionate che vivono in gabbie sterilizzate e si nutrono di mangime bilanciato, ricco di vitamine, ormoni e antibiotici. È un piatto sano da servire tutti i giorni sulle nostre tavole. Se non avete ancora provato le uova americane, provatele! Noi, da parte nostra, possiamo solo ringraziare la Campbell di aver scelto la nostra trasmissione per lanciare il suo prodotto in Italia. Ma basta con le chiacchiere, regia, per favore, la prima telefonata! Pronto? Chi parla? Sono io! E tu chi sei? Sono Concetta! Ah, Concetta, e da dove ci chiami? Da Pupuzzo di Merluzzo! Mai sentito questo nome? Dove si trova? Come? Ho chiesto dove si trova Pupurluzzo. Io non lo so. Ma come? Non hai detto che ci stai chiamando da Pupuzzo? Ah, tu vuoi dire Pupuzzo di Merluzzo? Sì, ecco, sì. E dove si trova? Dove? Al centro. Ah, beh, ho capito, va bene. Senti, Concetta, andiamo avanti. Sai la risposta? Sai come si chiama il pesce che si trova inciso sulla porta del palazzo? Sì, si chiama elefante marino. Elefante marino? Ma c'è un pesce che si chiama in questo modo? Non sì, credo. Perché l'ha detto mia nonna. Ah, beh, mi spiace, Concetta, comunque hai sbagliato. Richiamaci, prova di nuovo. Ciao. Pronto? Un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Pronto, sei tu Pretty Toy? Sì, sono io. Chi sei? Da dove ci chiami? Pronto? Mi chiamo Melina e chiamo da Milano. Ah, bene, allora Milano. Oh, scusa, volevo dire, Melina, sai il nome del pesce? No, io volevo soltanto parlare con te perché poi posso dire alle mie amiche che ho parlato con la famosissima Pretty Toy. Oh, ti ringrazio, Melina, ti ringrazio tanto, grazie. Ciao, richiamaci, ciao. Ma prima di andare avanti vorrei parlarvi di questa magnifica giornata. Mentre venivo in studio c'era un sole bellissimo. Eh sì, i romani sono l'origine e la fonte di tutti i nostri mali. Ebrei, pagani, cristiani. Adesso sì che sto male. Il Medioevo? Mamma mia, che veleno! Ai, la mia malattia è filogenetico-culturale. Oh, che morbo! Roma deve onorare Nerone, noi i nostri imbroglioni. Ai, adesso sì che sto male. A proposito, qual è la differenza tra gli squali e i pescicani? Pronto? Chi parla? Pronto? Sono Paolo. Bene, Paolo, hai il nome del pesce? Pronto? Veramente io i pesci li so solo mangiare. Ti chiamo perché guardo tutti i giorni il tuo interessantissimo programma per dirti quanto sei brava, quanto mi piaci. Grazie per i complimenti, Paolo, sei molto gentile. Ti ringrazio, chiamaci ancora. Ciao. Mi accorgo adesso di aver dimenticato di ringraziare tutti coloro che rendono possibile la nostra bella trasmissione. Sono proprio sbadata, spero che mi perdoneranno, li ricordo ora. Ivo, Patrizio, Mauro, Antonio, Grazia, tecnici esperti e bravissimi, senza i quali non saprei proprio cosa fare. Li accomuniamo in un applauso ideale che sicuramente state facendo anche voi a casa. Indovina la Grillo ha sempre presentato ai suoi spettatori personaggi di grande interesse. Ecco, lo vedete arrivare in questo momento e sedersi accanto a me, un uomo che ha molte cose da dire. L'ospite di oggi è un famosissimo scrittore. Vi ricordo che, come al solito, l'ospite è offerto dal formaggino Stella, un formaggino adatto a tutte le età. Bambini, adulti, ma soprattutto anziani, per il suo alto grado di digeribilità. Provatelo, il formaggino Stella è un ottimo formaggino che vi farà sentire giovani. E veniamo al nostro ospite, il famosissimo scrittore Marco Monti Lopez. Così lei è il famoso scrittore che scrisse Mimì e La storia è quello che è, dico giusto? Sì.
Libri meravigliosi, bellissimi, veramente interessanti, grande letteratura. Tutti dovrebbero leggerli. Lei li ha letti? Come? Ha letto lei i miei libri? No, sa, io non ho molto tempo, ma mi piacerebbe moltissimo leggerli. Ma riprendiamo con le chiamate telefoniche. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? 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 Chi parla? Chi sei? Sono Fulvia. Fulvia, da dove ci chiami? Da Roma. Ah, da Roma, bene, ma sei giovane. Quanti anni hai, Fulvia? Ne ho 12. E senti, hai letto qualche libro di questo nostro famoso scrittore? Beh, veramente no. Avrai visto il film allora, il suo film? No, neanche quello. E allora perché ci hai chiamato? Ah, sì, scusa, è per il gioco. Sì, hai il nome del pesce? Sai come si chiama il pesce? Pronto? Fulvia? Pronto, pronto? E deve essere caduta la linea. Beh, non importa. Pazienza, richiamaci, Fulvia. Passiamo un'altra telefonata. Pronto? Una raffica di proiettili. Tutti andati a segno. Perfezionisti. Colpo di grazia alla testa e a bruciapelo. Non basta. Bisogna mettere le manette al morente. Non si sa mai. Un vecchio rimbambito va in giro per il mondo. Tutto è pagato, incluse le multe. Popolo imbecille, paga! Sabotaggio a me. L'imperatore è nudo. Funerali. Quanta gente su questa piazza! Però noi non abbiamo una piazza tanto grande quanto questa. Dovremmo costruirne una. Pronto? Pronto? Chi chiama? Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Hans. È un nome italiano il tuo? Altro che. Allora, dimmi Hans, sai il nome del pesce che si trova inciso sulla porta del palazzo Gigi Spina? Sì. Sì, come si chiama? Cammello. No, mi spiace, è sbagliato. Cammello non può essere. Tutti sanno che i cammelli non vivono nel mare, ma nelle foreste. E beh, un'altra telefonata, per favore. Grazie. Ciao, ciao, ciao. In Oriente si ammazzano. Tutti i corani del mondo non bastano per calmare i beduini. Il deserto scotta. E nelle moschee non c'è posto per tutti. Un figlio uccide la madre a colpi di fucile. Maria la Bella si sposerà domani. Confetti per tutti. Qual è la differenza tra squali e pescicani? Ma non dobbiamo trascurare il nostro ospite d'onore. Facciamo un breve intervallo con le chiamate telefoniche e torniamo al famoso scrittore Marco Monti Lopez. Io volevo sapere da lei, che è così giovane ed è già così famoso in tutto il mondo, i suoi libri sono stati pubblicati in tutte le lingue, sono usciti in Argentina, in Perù, in Brasile, nella Terra del Fuoco, ovunque nel mondo. Vorrei sapere, quando lei scrive i suoi capolavori, li visualizza con gli occhi? Non ho capito la domanda, scusi. Voglio dire, quando lei scrive i suoi libri, i suoi personaggi, lei li vede con gli occhi? Ah, lei vuole sapere se io riesco a visualizzare i miei personaggi? Sì, esatto, lei è un genio. Sì, devo ammettere che mentre scrivo io li vedo, li immagino nella mia fantasia come se fossero davanti a me. Meraviglioso. Ragazzi, quest'uomo è meraviglioso, è veramente un genio. Io sono contenta di avere qui vicino a me Marco Monti Lopez, uno dei più grandi scrittori del mondo. È giunto il momento per un piacevole intermezzo musicale. Il gruppo Delta Danza, diretto dalla famosa coreografa Susanna Zavattaro, si esibirà in uno dei suoi brani più riusciti, Sunrise, su musiche di Brasolin. Ah sì, i romani. Sì, i romani sono l'origine e la fonte di tutti i nostri mali. Ai, ebrei, pagani cristiani. Adesso sì che sto male. Il Medioevo, mamma mia, che veleno. La mia malattia è filogenetico-culturale. Oh, che male, che male. Roma deve onorare Nerone. Noi i nostri imbroglioni. Legge o giustizia?
ti proibisco di ragliare. Qui comando io, legifero io. Questa è la legge. Certo, non la giustizia. Pronto? Pronto, pronto? Pronto? Sono Agostino! Agostino, sai il nome del pesce? Siluro d'Europa! Siluro d'Europa, no, Agostino, mi spiace, hai sbagliato. Beh, prova un'altra volta. Ciao, ciao, ciao! ...di più alta tensione e tanti bambini, tutti in 4-5 in ogni capanna, per servizi igienici, marrone scuro. Però è scesa da... E allora il concorrente mi avrebbe detto... Io, eccolo qua, ricoperto cioccolà, con la creme! ...stato coadiuvato... ...e hanno sfilato, picchiato... Senti, Robert... In Roma, se oggi i dati sull'inquinamento non migliorano... ...con un fuoristrada... Disney... La settima con la neve sono alcuni classici. Ogni anno muoiono per cause legate a... Su tutte le auto in pronta consegna, un anno e mezzo di... E dell'adolescenza di tutti noi, Charlie Chaplin. Da concessionario. Pronto? Chi parla? Sono Pierina. Pierina, allora hai il nome del pesce? Pesce sega. Come hai detto? Ho detto che il nome del pesce è sega. Pesce sega. Bravissima, Pierina, hai indovinato. Brava, sono proprio contenta, hai vinto 1.000.000. Il nome del pesce è pesce sega. Brava, ancora complimenti. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, è ora di lasciarci. Vi ricordo, prima di salutarci, che gli sponsor del nostro programma sono il formaggino Stella, il formaggino che vi farà sentire giovani, e le uova Campbell, uova fresche tutti i giorni dall'America. E ora un grosso bacio a tutti voi, miei cari telespettatori, che mi siete tanto, tanto cari. Ciao, ciao, ciao dalla vostra Pretty Toy. Ciao, ciao. Lo credo. Ti danno 4 miliardi per fare le telefonate in TV. Quanto hai detto? 4 miliardi. Perché? Non lo sapevi? Beh, chi li paga? Tu li paghi. I giocattoli costano cari. La mia cara compagna, a forza di andare in municipio a cercare quel certificato che non è mai arrivato. Oh fiorellino carino, carino, mi ammazzi col tuo sorrisino. Atterrato non devi correggere, vai via. Invece se sei troppo